niente, perché come deve vincere per forza, dai. Tutto da perdere, no? Come si dice, noi abbiamo tutto da perdere, loro tutto da guadagnare. Hanno affrontato già la settimana scorsa una partita con questa politica, perché contro Pontedera hanno veramente fatto loro la partita, nonostante dopo sei minuti abbiano subito un gol su rigore per una mano fortuita, una disattenzione. Dopodiché sono stati veramente in partita per un'ora, hanno subito un contropiede, la partita comunque poi dopo è andata su un parziale 3-0 che è assolutamente bugiardo, però a noi della Giana non interessa. Sicuramente abbiamo affrontato già domenica una squadra che era, no, all'ultima spiaggia, al bianco-nero, perché l'Olbia aveva fatto le quattro sconfitte, quindi è evidente che in casa doveva fare per forza di cose qualcosa. Oggi affrontiamo, prepariamo una partita contro la Giana che è l'ultima in classifica, e ha esonerato l'allenatore, è tornato l'allenatore di tanti anni, quindi il mister Albè, che sa benissimo, conosce benissimo l'ambiente, in effetti non è un vero e proprio cambio, è comunque una persona che è sempre stata all'interno, quindi conosce già i giocatori, quindi sicuramente avranno le loro contromosse. Noi dobbiamo pensare solamente al Como, dobbiamo pensare che abbiamo fatto tre pareggi in una settimana, qualcuno l'ha sottolineato, molto importante non aver mai perso. Abbiamo fatto tre pareggi dove abbiamo oggettivamente dimostrato di dominare l'avversario, ed è proprio questo il nostro rammarico, perché comunque dici, si è fatto tre pareggi, ti sei difeso, hai recuperato il risultato sotto palla, ok. Noi abbiamo fatto invece tre pareggi dove siamo stati lì, potevamo chiudere la partita, fare comunque tre punti, secondo me sicuramente ad Arezzo e a Olbia, perché poi a Pistoia in realtà era nata una partita strana, perché a Pistoia stavi di là nella metà campo loro, prendi un gol in contropiede con quattro giocatori sotto la linea della palla, un ragazzino del 2000 che va in contropiede, ti fanno 1-0, e quella partita lì si può mettere anche male. Infatti abbiamo visto che la stessa situazione l'ha vissuta il Siena ed è andata sotto un parziale di 0-2, poi l'ha recuperata al 90esimo. Invece con l'Arezzo in casa avevamo dimostrato di essere superiori, abbiamo dimostrato che l'Arezzo aveva paura e lì bisognava chiudere, bisognava essere più cattivi, ma questo l'avevamo già detto. E a Olbia è successo un pochettino la stessa cosa, anzi forse la dinamica è ancora peggio, perché siamo stati in grado come Arenate di andare fuori casa, andare in vantaggio, e io l'ho detto anche a caldo, no? La gestione a livello di personalità e di esperienza del primo tempo è fatta male, troppi passaggi sbagliati, troppo nervosismo. Non posso giustificare dicendo faceva caldo e era la terza partita una settimana, no, devo guardare i dati oggettivi e devo dire dovevamo fare sicuramente meglio il primo tempo, magari finirlo così 1-0, e poi nel secondo tempo, quando loro comunque avrebbero dovuto bilanciarsi e fare qualcosa per pareggiare, avremmo potuto chiudere la partita. Secondo tempo abbiamo avuto sicuramente una reazione, abbiamo rivisto la gara anche con i ragazzi, una reazione importante, perché abbiamo messo comunque lì l'Olbia, e le quattro parate importanti del portiere è come nel basket quando prendi il ferro, cioè la sfortuna non esiste, però se prendi 10 volte il ferro non puoi dire di tirare meglio. Ci sono delle situazioni in cui oggi va così, dobbiamo mettere giù la testa, continuare a lavorare. Sicuramente il fatto, ripeto, di fare prestazioni è una cosa che ci dà convinzione, sappiamo quello che sta succedendo. Avevamo detto, hanno fatto gol solo i due attaccanti, aspettiamo un gol da fuori dei centrocampisti, è arrivato. Avevamo detto diamo un valore aggiunto alle palle inattive, agli angoli, e non è arrivato per poco, perché ripeto, il portiere dell'Olbia ha fatto due interventi davvero importanti. Dobbiamo continuare a lavorare, sappiamo benissimo che abbiamo degli aspetti da migliorare, dobbiamo essere cattivi e determinati nella fase di finalizzazione, come lo siamo nella fase di costruzione, di non possesso, in tutte le altre fasi in cui sviluppiamo bene. Sicuramente una partita in casa di sabato sera, non dobbiamo avere nessuna ansia e dobbiamo insomma gioire insieme ai nostri tifosi, mettere una vittoria che ti risistema tutto un'altra volta. I pareggi sono tanti ogni giornata, il campionato è in equilibrio, il campionato è questo. Ripeto, consapevoli delle prestazioni, dobbiamo continuare a lavorare perché siamo solo all'inizio.